position. Ecco, questo era lo spot che state vedendo da alcuni giorni nella nostra emittente, nella nostra programmazione, che serve a promozionare una rappresentazione religiosa, teatrale, adesso cercheremo di capire di che si tratta, messa in atto da un'associazione culturale, la Meridiana di Gran Michele. Ne parliamo con i nostri ospiti, gli diamo il benvenuto, Samuele Palermo, buonasera, Rossana Pani, e Michele, buonasera. E Michele Amato, buonasera, tre soci dell'associazione La Meridiana che realizza da 4 anni questa passione di Cristo a Gran Michele. Il palcoscenico è quello naturale della piazza di Carlo Maria Carafo. Chi comincia a raccontarmi com'è nata questa idea, come si è sviluppata? Mi pare che è alla quarta edizione quest'anno. Sì, questa è la quarta edizione. Allora, Samuele Palermo. Sì, siamo alla quarta edizione, praticamente quest'anno ci siamo organizzati in breve tempo, però diciamo che è una passione molto semplice, sarà una passione molto intima, io la definisco. Cercheremo di emozionare tutte le persone che vorranno venirci a vedere e andremo, appunto, come avete detto voi nei vostri spot, il 18 marzo venerdì alle ore 20 in piazza Carlo Amore Carafa. Rossana Panni, come strutturalmente, tecnicamente, ecco, quanti sono i figuranti, i costumi, da chi sono stati curati, e poi vediamo un po' anche con Michele Amato, non abbiamo predisposto niente, per cui sentitevi liberi di intervenire, okay, anche per essere un po' più completi nell'informazione magari che ognuno di voi cercherà di dare, ma cerchiamo di capire come nasce, perché non è semplice mettere su rappresentazioni di questo genere, c'è uno sforzo organizzativo di persone, tecnico, di testi, di elaborazione, voglio dire, costumi, truccatrice, voglio dire. Rossana Pani, prego. Rosanna. Allora, i figuranti sono in parte i membri dell'associazione, alcuni dei membri dell'associazione. Quindi sono i soci dell'associazione, quanti siete? I soci siamo una trentina, i partecipanti sono 60 attori che abbiamo scelto perché si sono proposti da soli, non sono, sono semplicemente dei dilettanti che hanno la voglia di mettersi in gioco, che sentono in ogni caso questo spirito di iniziativa, perché la passione non è una rappresentazione teatrale ma è una rappresentazione religiosa. In ogni caso, oltre lo spirito religioso, quello che ci unisce è anche la voglia di fare. Per quanto riguarda i membri dell'associazione e anche per quanto riguarda le persone che si sono unite a collaborare con noi. Sicuramente non saremo attori nati sicuramente, però la voglia di fare ci porta ad avere dei risultati per noi assolutamente soddisfacenti. Per ciò che concerne i costumi, io devo ringraziare molti membri dell'Associazione La Meridiana che si sono prodigati personalmente a cucirli. Quindi avete un bel patrimonio. Abbiamo, di costumi, diciamo, sì, eh. Abbiamo delle persone che hanno tanta voglia di spendersi, che hanno voglia di fare proprio materialmente. Oltre ad essere attori, sono sarti, sono truccatori, facciamo un po' tutto da autodidatti, diciamo. Ci gestiamo anche per un discorso di costi, quindi cerchiamo di autogestirci e diciamo che siamo soddisfatti di quello che riusciamo ad ottenere. Lo abbiamo visto col presepe vivente, il primo è stato fatto dall'Associazione La Meridiana, lo abbiamo visto con vari eventi culturali, quali possono essere sicuramente le quattro passioni, perché adesso siamo alla quarta passione.
ma anche eventi ludici. Abbiamo organizzato il primo Walking Races a Gran Michele, quindi che ha sicuramente ha avuto un bel successo e ha messo in scena i giovani di Gran Michele, che è importante anche questo sottolineare. I giovani vanno stimolati. La nostra associazione nasce con lo scopo di sicuramente di proporre eventi culturali, ma anche eventi ludici. Quello che è stato il Walking Races ha coinvolto un po' tante generazioni, ha divertito i giovani, ha divertito i meno giovani, ha divertito i bambini. Per il resto, oltre a ringraziare le persone della Meridiana che hanno curato e che cureranno costumi e trucco, altri li abbiamo affittati, come abbiamo fatto ogni anno, sicuramente le figure più imponenti, i soldati con le armature, Pilato, il Sinedrio, questi sono costumi che non abbiamo realizzato noi. Li avete affittati, diciamo? Sì, ma sì ogni anno, non tutti si possono fare, però la maggior parte, quello che è fattibile, diciamo, siamo riusciti ad averlo nostro. È una passione partecipata, dobbiamo ringraziare veramente tutta la cittadinanza che ha voluto dare il proprio contributo, sia in termini di presenza, perché trovare 60 attori o figuranti che vogliono dare il proprio contributo di tempo, perché le prove sono incessanti, e la propria disponibilità, è stato un bel lavoro di squadra. Michele Amato, i testi, io sono un fissato di queste cose, perché in una rappresentazione religiosa credo che assumano un ruolo importante, in particolare quando si parla della Via Crucis. Come è articolata questa rappresentazione? Ci sono le varie stazioni, oppure l'avete ipotizzato in maniera diversa? Noi dobbiamo ringraziare il nostro presidente, ideatore e regista, che è Antonio Aiossa, che ci guida e che naturalmente ha organizzato, programmato tutto lui, dalla sceneggiatura a, come ha detto lei, ai testi, che racchiudono un po' tutta la storia alla fine del nostro Signore Gesù Cristo, che fino a che poi si conclude con la crocifissione che noi sappiamo tutti. E naturalmente il nostro regista, come ho detto, ha scelto un po' tutto, oltre che programmato, compreso gli attori, tutti dilettanti, tutti volontari, tutti, diciamo che tutto potrebbero fare, tra virgolette, all'infuori che attori, perché noi parliamo di attività agricole, attività commerciali, certo, attività, sempre stato queste, per questa è molto sentito. Io noto che per me è la seconda edizione e che appassiona sinceramente un po' tutti, ci commuove, ci partecipa, non solamente noi ma anche le nostre famiglie, perché nel nostro piccolo è un impegno. Chiaro, questo è un impegno, e che è lo scopo principale di questa manifestazione, di questa rappresentazione, è quello di testimoniare ancora una volta quello che sono i comandamenti del nostro Signore, che naturalmente dovremmo tutti quanti tenere sempre presente, che sono, diciamo, il quotidiano per tutti noi cristiani, per tutti noi cattolici, per poter andare avanti e diciamo pure per sopportare anche queste piccole angherie che si verificano quotidianamente. Le angherie a chi sono rivolte? Ma guardi, io dico che non ne svianto troppo dalla materia, e oggi sappiamo tutti che per tirare avanti non è facile. Di conseguenza, se uno della quotidianità, ma guardi, io mi volevo dire che se uno ha una, non dico una forte, ma una media, una abbastanza fede nel cattolicesimo, soprattutto perché noi siamo cattolici, si può comunque superare anche qualche angheria che mi riferivo io, che tutti conosciamo. Oggi come oggi noi abbiamo. Voi cattolici siete votati al martirio. Noi cattolici, al martirio, bravo, ho detto. Siete votati al martirio. Allora, Palermo,
il palcoscenico, diciamo, è la piazza Carlo Maria Carafo e il Calvario, sì, giusto? Questa, ecco, splendida, come, ecco, benissimo. Questa splendida scenografia aperta, naturale, diciamo, tutto open space. E infatti partirà la manifestazione, partirà da dove si trova la Banca Agricola all'incirca, e proseguirà per tutti i vari angoli della piazza fino alla Flagellazione, e poi partirà appunto la salita verso il Calvario con questo Gesù che porta la croce, le varie stazioni, il Cireneo, le Pie Donne, la Veronica. Poi ci sarà la crocifissione in piazza Morello, sopra, ex Calvario, e successivamente alla crocifissione anche la Resurrezione, perché giusto. Noi sentiamo di dover dare questa rappresentazione, il connotato giusto, non esiste crocifissione senza la Assolutamente, questo è il nuovo dettato del Concilio Vaticano II. È così, mi pare giusto che sia. Cosa c'è da aggiungere più? Niente, c'è da aggiungere che ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha dato quel poco che poteva darci, ce lo ha dato tutto, ci ha dato la possibilità di poterla fare, ci ha dato la logistica, la possibilità di utilizzare il palco. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno partecipato e hanno contribuito alla manifestazione, perché noi non abbiamo preso contributi, è tutto da autofinanziamento. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato per far sì che andasse in scena questa rappresentazione sacra, e speriamo che vada bene, e invitiamo tutti a essere presenti venerdì 18 marzo alle ore 20 in piazza Carlo Maria Carafa per la quarta edizione della Passione di Cristo. Benissimo, c'è qualcosa che volete aggiungere? Prego, Rosanna Panni. I ringraziamenti a tutti i cittadini di Gran Michele, perché è stata fatta una questua praticamente che ha fatto sì di poter realizzare questo evento. Sicuramente non è stato determinante, però ha contribuito, è stata sentita dai cittadini e nel loro piccolo, chi anche un po' di più, ha contribuito a livello economico anche alla realizzazione di questo evento. Gli sponsor non indifferenti hanno avuto un peso economico grosso, importante. Che dire, la Regione Sicilia, anche per la Regione Sicilia questo è diventato un evento sul quale puntare. Samuele lo ha già detto, quindi il nostro comune nelle vesti del segretario Vitale, la Polizia Municipale, sia per ciò che concerne il loro operato, quello che dovranno fare a livello fisico, quindi materiale, ma anche burocratico, e di cavilli ce ne sono tanti. Io li vorrei ringraziare personalmente, perché si sono spesi anche loro a favore di questo evento. Amato, vuole aggiungere qualcosa? Ma guardi, io vorrei aggiungere che spero, come gli anni passati, che l'affluenza sia massima, e che così facendo magari aiuteranno quello che è il giro economico, che poi si traduce in sovvenzione, perché tutto, come ha detto la signora Pane, è tutto volontariato e gratuito, per poter quantomeno sostenere le spese vive. Ecco, speriamo e invitiamo tutti quanti a partecipare, e che sia sempre migliore degli anni precedenti, e che ce ne siano pure altre manifestazioni che raccolgono, che riuniscono giovani e meno giovani, che fanno sempre bene a tutte quante. Bene, allora ricordiamo venerdì 18 alle ore 20 in piazza Carlo Maria Graffa la rappresentazione della Passione di Cristo a Gran Michele. Un impegno. Lunedì 21, con delle immagini veniamo a raccontare quello che è accaduto, perché credo che sarà interessante vederlo. Sicuramente. Avere anche alcuni protagonisti, sarebbe interessante avere alcune figure importanti, volete, quelle del Cristo, vedete voi un po'. Okay. Anche c'è pure Pietro, che potrebbe... Pietro è impersonato praticamente da Michele Amato. Vabbè, allora in bocca al lupo, buon lavoro, e grazie, ci vediamo prossimamente. Grazie ancora a lei. Disponibilissimo. Va bene. Chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio della cortese attenzione, chiudiamo questa lunghissima trasmissione, l'appuntamento per lunedì prossimo alle 21:15 con una nuova puntata di Stasera con. Buon fine settimana, alla prossima, buona serata.